nata nel 2016 per portare aiuti sulla rotta balcanica, nello specifico nel paese di Idomeni, che è in Grecia, al confine con la Macedonia, in cui nel 2016 si era venuta a creare una crisi umanitaria e il più grande campo profughi dopo la fine della seconda guerra mondiale. E adesso Idomeni non esiste più, però abbiamo deciso di tenere il nome perché è stata sia la nostra prima avventura che anche il simbolo un po' della rotta balcanica. E da quel momento non ci siamo più fermati, si può dire, ci siamo ritrovati a lavorare in Serbia, in Bosnia, e siamo ritornati in Grecia. Adesso abbiamo un progetto attivo a Corinto, e però ecco, è sempre stato importante anche per noi il contatto con la cittadinanza e anche riportare l'esperienza alle persone per far conoscere a più persone possibili la situazione, che è il primo passo, ecco, per sensibilizzare. E quest'inverno è stato particolarmente rigido e un grosso campo è andato a fuoco, quindi tantissime persone si sono ritrovate, nello specifico uomini e adulti, perché comunque anche il cammino per arrivare fino in Bosnia è molto pericoloso e molto duro, e quindi sono soprattutto uomini, single men. È tutto, allora, questa raccolta è nata comunque è partita con dei messaggi. Prima ancora che sui social abbiamo scritto dei messaggi e hanno avuto una diffusione incredibile e che assolutamente non ci aspettavamo. Si sono venuti a creare dei punti di raccolta spontanei in tutta la provincia di Verona e anche fuori regione. Quindi davvero siamo sommersi, ecco, di materiale, e quindi siamo molto indaffarati, ma come potete vedere però siamo molto contenti che sia andata così. Abbiamo già raggiunto numeri altissimi, appunto, come dicevo, e ci sono alcuni materiali comunque di cui ancora siamo alla ricerca, ma ecco, abbiamo anche preso contatti con aziende, quindi la cosa che può tornare più utile sono comunque sempre, e che sono sempre ben accette, delle donazioni, perché comunque ci troveremo a sostenere delle spese di trasporto e anche un aiuto monetario alle associazioni che lavorano giù e a cui ci appoggiamo. E vogliamo proprio scendere anche noi per monitorare la situazione e assicurarci che comunque anche tutto il materiale arrivi nelle mani giuste. In realtà ho portato diversa roba, per fortuna o purtroppo, anzi sicuramente per fortuna, hanno già raggiunto tutto lo spazio che potevano utilizzare, quindi vestiario non possiamo più consegnarlo, neanche coperte o scarpe. Ho portato dell'intimo termico, ho portato delle candele, delle borracce, diverso gel per le mani, parte l'ho già consegnato, adesso manca l'ultima scatoletta.